presieduto il Comitato Olimpico Internazionale e devo pertanto sfruttare l'occasione che l'onorevole Mauro mi ha dato di svolgere una presentazione a livello internazionale per dirvi quali sono i problemi. Purtroppo, devo dire che la situazione non è facile, non è ancora completata. Il fatto che Milano, io sono milanese, sia una città internazionale, lo dimostra il fatto che Sant'Ambrogio, se non sbaglio, Posterini era nato a Treviri, in Germania, la Germania ha fatto le cose ottime, ieri sera non tanto ottimo, ma insomma, qualcosa ha fatto, quindi che sia Milano internazionale è sicuro. Voglio dire che il Comitato Olimpico Internazionale si è sempre adoperato a favore dell'autonomia, che autonomia non vuol dire indipendenza, perché troppa gente pensa che essere autonomi voglia dire essere indipendenti, non è vero. E prima ancora dell'anno 2000 è stato istituito il Tribunale d'Arbitraggio dello Sport a Losanna, Confederazione Svedese che non fa parte dell'Unione Europea, e questo è stato fatto per cercare di dare agli sportivi di tutto il mondo, si parla di sport competitivo perché naturalmente chi va a fare una passeggiata in montagna non si deve scrivere, non ha antidoti, non ha nulla, ma lo sport competitivo che riunisce quanto l'onorevole Mauro ha indicato dei capitali, un giro da fare enorme, è regolato invece da norme scritte in inglese, che vuol dire molto molto internazionali. A seguito di questo Tribunale dello Sport, il Comitato Olimpico Internazionale, ricordo nell'anno 2000, diede vita all'Agenzia Mondiale Antidoping, che coinvolge, direi, l'operato e anche il supporto del Comitato Olimpico Internazionale, come pure delle entità governative mondiali, per limitare, sconfiggere, evitare questa piaga del dopo. Ed è stata, al di là delle considerazioni individuali, una mirabile iniziativa che ancora una volta ha dimostrato che vi è l'intenzione di fare di più. L'onorevole Mauro ha parlato della sua altissima funzione di vicepresidente del Parlamento Europeo. L'Europa è uno dei 5 continenti. Quindi se noi dovessimo parlare adesso, anziché in questa bella sala, in una sala statunitense, qualcuno direbbe, scusi un po', ma lei sa cos'è l'Amateur Act? Perché io americano, io cinese, io africano devo rispettare ciò che dice l'Unione Europea. Ecco perché dico che il cammino è ancora lungo. La specificità dello sport, il Trattato di Lisbona, il fatto che entro il 2009 altri paesi firmeranno questo trattato, è importantissimo, perché l'Europa nello sport è molto importante. Ma la strada, diciamo, c'è qualche curva ancora da fare, perché bisogna cercare di far aderire gli altri a questo principio. Il nome sport e la specificità dello sport nei documenti ufficiali, che l'onorevole Mauro conosce molto meglio di noi, è importantissimo, perché il ruolo che gioca l'Europa nell'ambito mondiale è formidabile. Quindi cominciamo a portarci avanti con l'aiuto del CIO, perché quando ci sono delle divergenze di ordine direi giuridico-legale, per poi sfociare nell'aspetto giurisdizionale, si va al CAS, Tribunale dello Sport. Sì, d'accordo, si va lì, si è d'accordo di andare lì, ma c'è qualcuno che dice, lì non ci vengo. Perché? Perché non riconosco l'autorità di quella entità. Quella entità è a sede in Svizzera, la Confederazione Elvetica. E abbiamo l'onore di poter affermare che la Suprema Corte della Confederazione Elvetica ha stabilito che le decisioni del Tribunale dello Sport di Losanna sono equivalenti a quelli del Tribunale Civile Svizzero. Ma siamo senza questo punto, gente di cultura, si rende ben conto che non possiamo dire, poiché noi in Europa, onorevole Mauro, abbiamo messo la firma, adesso questa firma vale anche per l'Asia e vale per l'Africa e per gli altri continenti.